Sono davvero molto preoccupati i residenti di Via della Paranzella d'Ostia. Da tempo un'enorme antenna di telefonia mobile è posizionata su una palazzina a pochissimi metri di distanza dalle altre case. È un'antenna che ci preoccupa da quando è stata installata circa 20 anni fa. Abbiamo fatto manifestazioni perché non fosse attivata e al momento ci avevano assicurato che non l'avrebbero attivata. E di fatto noi per parecchio tempo non avevamo neanche ricezione nelle case, nelle abitazioni. Poi improvvisamente siamo collegati benissimo. La nostra amica qui che vive proprio sotto l'antenna sa che questa antenna è attiva perché deve offrire servizi di passaggio a quelli che fanno manutenzione. Quello che noi ci chiediamo è la regolarità di questa antenna, quindi può costituire ovviamente un pericolo per la salute di tutti. Ecco. Sei nella palazzina che ospita questa enorme antenna. Io ti ho chiesto la misurazione dei livelli delle onde magnetiche, però io purtroppo ospitando l'antenna la posso fare a pagamento. I condomini non sono d'accordo perché mi serve anche il loro consenso. Però non c'è una misurazione, non c'è mai stata. Da quando io abito qua, che sono 8 anni, non c'è mai stata nessuna misurazione dei livelli. Ma quello che davvero non li fa dormire tranquilli è non sapere quante ce ne siano nel circondario e temono che la presenza massiccia di questi pennoni possa avere delle conseguenze sulla loro salute e soprattutto dei loro figli. La cosa che mi ha scioccato, per andando a chiedere, a indagare, non ci sta un censimento sull'intero 10° municipio, su quante antenne ospita il territorio. Circondati qua uno, sopra alla pizzeria Ferrara ne abbiamo altre due, di là un'altra, cioè sono tante e il comune non ha un neanche qua in circoscrizione non c'è un foglio che conta queste antenne. Le radiazioni fanno male, se non stanno a debita distanza e non hai qualche schermo di protezione è risaputo che fanno male. E qui c'è un'antenna, ce ne sta un'altra per Orlando, ad Ostia manca un censimento. Abbiamo fatto anche lì vari esposti, varie lettere, anche all'ARPA, però non si riesce a venirne a capo. E poi quando avverrà il funzionamento a breve del 5G sarà ancora peggio, quindi se già non si previene da prima, poi quando sarà il 5G sarà ancora peggio. E qui il municipio col comune non hanno anche qui la voglia, la volontà, la capacità e la forza di volontà di intervenire. Ovviamente non è per nulla un caso isolato. Sono tanti gli abitanti di Ostia, ma anche dell'entroterra, con le stesse preoccupazioni. Tempo fa, infatti, ci siamo occupati dello stesso identico problema con il quale sono costretti a fare i conti gli abitanti di Via Isole Samoa.